Grazie, dottor Laudadio. Perfetto anche i tempi, non solo i contenuti, naturalmente. Adesso il CINECA, che è il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, il dottor Sanzio Bassini, direttore del Dipartimento Supercalcolo e Applicazioni e Innovazioni, con un tema il quale io riconosco la perfetta ignoranza, se si può dire così. Il progetto Leonardo HPC Prexscale, contestualizzato nell'ecosistema nazionale e internazionale. Tema difficile, naturalmente, ci aspettiamo di riuscire a capire, grazie alle parole del dottor Sanzio Bassini. A lei la parola. Grazie, buon pomeriggio. Ci sono più parole che non elementi, quindi cercherò di dare il senso di quello che è questo progetto e anche il contesto nell'ambito di quello che è il tema di dominio delle applicazioni di artificial intelligence for human development. In tre parole, che cos'è il CINECA? Il CINECA è un consorzio che raggruppa tutte le università italiane e tutti gli enti di ricerca che, diciamo, in tre parole gestisce ed eroga servizi per il sistema della gestione degli atenei e degli enti di ricerca e come missione istituzionale supporta la ricerca scientifica di eccellenza e di innovazione tecnologica e il trasferimento tecnologico. Il nostro sistema di high performance computing è schematizzato in questa diapositiva. Non voglio spendere troppo tempo in questa specifica diapositiva. Questa infrastruttura è un'infrastruttura che è classificata al momento attuale nella posizione numero 9 della cosiddetta top 500 dei maggiori 500 supercalcolatori presenti al mondo. Dunque l'Italia ha una posizione importante da questo punto di vista. La macchina gestita dal CINECA è classificata nel posto numero 9. Però il punto non è quello, il punto è che nella nostra roadmap di sviluppo, in questo momento siamo nell'utilizzo di quella che è la piattaforma Marconi 100, il punto è il progetto Leonardo. Il progetto Leonardo è un progetto di 250 milioni di euro, il 50% finanziato dalla Commissione Europea per disporre di un sistema di supercalcolo di classe Prexascale, dunque che in qualche modo ha una potenza 10x rispetto al sistema attuale e che sarà a disposizione di quello che è il contesto europeo oltre che nazionale. Dopodiché nella nostra roadmap l'idea è quella di arrivare a una potenza nella classe dei 1000 petaflop, quindi nella classe degli exaflop. Ora, per sostenere un'azione di questo tipo il progetto è contestualizzato nell'ambito di quello che è un hub nazionale che è diventato di rilevanza internazionale ed europea che è ospitato a Bologna nella sede della ex manifattura. Nella diapositiva è rappresentato quello che è il rendering del refurbishment. Dal punto di vista fisico i locali sono presenti. Quello che in un qualche modo è in corso è il refurbishment e la preparazione in modo tale che sia adeguato per ospitare intanto quelli che sono i soggetti elencati. Noterete quello che è, diciamo, la rilevanza veramente di alto livello e di top per quello che riguarda il contesto nazionale ed europeo. Per gestire questa iniziativa è stata creata una fondazione che nella fattispecie come nome ha Big Data Foundation for Human Development, dunque una fondazione che in un qualche modo indirizza quello che è un certo livello di persistenza della strategia di sviluppo e anche la sintesi di quello che è un processo di cosiddetto Big Data. L'altra cosa che serve è quella di avere una data center facility adeguata, dunque che in un qualche modo abbia una potenza di energia elettrica in grado di sostenere una potenza di energia elettrica nell'ordine di 20 megawatt e un progetto di integrazione. Dunque questa è una federazione nazionale di quelli che sono gli enti di ricerca e di quelli che sono, parlando delle infrastrutture chiaramente, di quelli che sono i sistemi di supercalcolo di classe Tier 0, CINECA e INFN, e di classe Tier 1, gli altri
soggetti che sono integrati in modo tale che i dati e l'accesso sia, come dire, trasparente agli utilizzatori. Dopodiché questo hub è integrato in un contesto internazionale che vede i maggiori centri di high performance computing e di artificial intelligence e un sistema di relazione rispetto al quale, proiettando, appare che il Cineca sia, come dire, main hub, però questo è quello che in un qualche modo accade. Dunque, da questo punto di vista, un profilo che ci consente di partecipare a numerosi progetti di ricerca e sviluppo e nella fattispecie passo in rassegna alcune di quelle che sono le storie di maggiore successo che hanno a che fare con contesto di artificial intelligence e machine learning nell'ambito di quello che è un contesto sia tecnologico che anche nell'ambito di quello che è un contesto, come dire, più di natura humanities or human. Dunque, iniziamo da quello che è il primo progetto sul quale spendo un po' di parole. È un progetto che ha a che fare con l'idea del virtual screening per il cosiddetto drug repurposing, cioè prendo principi attivi conosciuti e li vado a testare con quello che è la struttura 3D del virus e cerco di indirizzare quelle che sono ipotesi di terapia più efficaci. Come vedete, la partecipazione è una partecipazione molto importante. Il progetto è l'unico progetto in questo senso finanziato dalla Commissione europea ed è a guida nazionale con DOMPE. L'intelligenza artificiale è importante nel contesto di questo progetto, giusto per darvi una dimensione. Quello che accade è che 10 alla 12 numero di molecole in un singolo run producono quello che è un virtual screening. Ora, sia per quello che riguarda la preparazione della struttura 3D molecolare dell'input set delle molecole, sia per quello che riguarda la data reduction dell'output, vengono utilizzate tecniche di machine learning per guidare l'azione a fronte del fatto che altrimenti sarebbe praticamente impossibile poterla gestire in tempi compatibili. Dunque, parliamo di un'esecuzione che in un qualche modo richiede un tempo di utilizzo di 4-5 giorni dedicati di quelle che sono le due macchine più potenti in questo momento in Italia, entrambe classificate nella top 500 delle macchine più prestazionali al mondo, la macchina HPC5 di ENI, che è attualmente al numero 6, e la macchina Marconi 100 del Cineca. Un esempio di quello che è il contesto, come dire, che cambia il quadro di riferimento per quello che riguarda, diciamo, le opportunità di application in artificial intelligence e machine learning. Presento un altro progetto, trasferimento tecnologico. Questo è un progetto di digital twins per un insieme di plant. Dunque, esiste un plant diciamo di riferimento che è quello di un'azienda Bonfiglioli Riduttori SPA che è anche il primo contraente del progetto. Questo è un grosso progetto altrettanto, un budget 20 milioni di euro e diciamo il secondo plant di riferimento è lo stadio di calcio dell'associazione Barcellona Football Club. Dunque, diciamo, uno sbraccio ampio di digital twins di plants, una fabbrica complessa come una fabbrica che produce riduttori e uno stadio di calcio. L'idea è quella di indirizzare predictive maintenance actions, ok, sulla base di quello che è il digital twins del plant. Dunque, verrà in un qualche modo elaborato il plant di quelli che sono un certo numero di casi, citavo una fabbrica e nella fattispecie un'infrastruttura importante, per esempio uno stadio, e l'azione è quella di utilizzare tecniche di machine learning e di artificial intelligence per manutenzione predittiva. Un altro progetto è sulla base di quello che è il portale degli open data per l'ambito meteo e environment, è quello di elaborare un sistema di riconoscimento e di classificazione di quelle che sono le immagini radar di natura meteorologica per
rendere più efficace la previsione meteorologica di natura nowcasting, dunque la previsione meteorologica che in un qualche modo copre le prossime 6 ore. La previsione meteorologica con modelli numerici al calcolatore copre un periodo dalle 6 ore successive all'esecuzione del run a 3-4 giorni di distanza. È ancora una storia critica quella di in un qualche modo indirizzare il cosiddetto nowcasting. Dunque, questo progetto ha lo scopo di utilizzare metodi di riconoscimento delle immagini radar e di classificazione delle immagini radar per azioni di previsione meteorologica a breve termine. Vi parlo brevemente di questa azione denominata Resilience, di cui il CINECH è partner della fondazione FSCIRE. Questa è diciamo una piattaforma high performance computing interdisciplinare per le attività di ricerca riguardanti gli studi religiosi. E l'idea è quella di elaborare tecniche di test mining e di linguaggio naturale per interagire con quello che è il database del portale dove il sistema diciamo, dei partner produce come dire, attività di dati e di conoscenza utilizzando questa che è una infrastruttura di ricerca finanziata dalla Commissione Europea per gli studi religiosi. Passo al prossimo progetto, una carrellata veloce, ma per darvi lo stato dell'arte di quello che è un insieme di attività in corso. Questo è un progetto di applicazione di intelligenza artificiale per un'azione di governo di una Urban Regeneration Action, nella fattispecie la darsena del porto di Ravenna, con il coinvolgimento proattivo di quelli che sono le varie intersezioni della realtà e del sistema socio-economico della città, dunque gli operatori economici, i cittadini, le pubbliche amministrazioni. Dunque è un progetto che si basa su distribuzione di sensori, utilizzo di social e azioni di artificial intelligence per la classificazione e dare un'azione di supporto all'amministrazione al fine di rendere il progetto di Urban Regeneration un progetto che sia efficace nella risposta a quelli che sono gli aspetti socio-economici di integrazione e di valore per i cittadini. Questo progetto riguarda l'integrazione di quelli che sono le cineteche di 9 maggiori città in Europa, nella fattispecie per l'Italia, la Cineteca di Bologna e la Cineteca di Torino. L'azione è quella di riconoscere e di classificare le immagini per frame della filmoteca delle cineteche di 9 città europee, con l'idea di dare supporto a quello che è la capacità in un qualche modo di tracciare l'evoluzione di quelli che sono oggetti nell'ambito della produzione cinematografica, a seguito di quello che è l'evoluzione della struttura di percezione del sistema urbanistico e del sistema socio-economico in Europa. Dunque un progetto di riconoscimento automatico delle immagini. La challenge è che, come vedete, diciamo, in questo caso abbiamo per esempio un frame di una pellicola datata, dunque dove la risoluzione d'immagine è relativamente poco elevata e dunque è, diciamo, necessaria una tecnica molto particolare di elaborazione d'immagine e di riconoscimento delle immagini. Il tutto nei confronti di quello che è l'insieme delle cineteche, diciamo, filmoteca presente nelle cineteche di 9 realtà in Europa. Questo è uno degli ultimissimi progetti, il kick-off è previsto nel giro di 10 giorni,
è un progetto che riguarda la gestione, ed è un progetto di guida italiana ancora una volta. Dunque, diciamo, l'Italia, come dire, oltre ad aver avuto una buona risposta per altri motivi, è anche leader di quelli che sono due o tre iniziative dominanti per quello che riguarda la gestione della pandemia Covid. Dicevo prima, inizialmente il virtual screening per la progettazione di nuovi farmaci. Questo è un progetto per la gestione dei cluster di contagio. Dunque, l'idea è un portale europeo. Cineca mette le competenze per quello che riguarda artificial intelligence and computing resource e gestisce il portale di quelli che sono tre sistemi, italiano, francese e tedesco, e di un insieme di altri partner in Europa sui maggiori paesi e sui paesi minori che in un qualche modo utilizzano quello che è l'infrastruttura di Italia, Francia e Germania per la gestione e la modellazione della diffusione del contagio al fine di supportare quello che è il sistema di decisione. Ovviamente gran parte di questo avviene valorizzando quelle che sono tecniche di elaborazione con deep learning di quello che è l'insieme dei dati dei contagi. L'ultimo progetto che vi presento è un progetto di smart mobility. Questo è finanziato dalla fondazione Big Data che vi dicevo all'inizio, appena partito. È un progetto che in un qualche modo sfrutta l'orizzonte elettronico del veicolo. Integrando quello che è il sistema GPS e il sistema di diciamo, interazione vehicle to vehicle che comincia a diventare diffuso nelle, come dire, autoveicoli stato dell'arte con tre diciamo, topiche verticali come contesto di quello che è un'elaborazione di carattere più generale legato ad un sistema di smart mobility. I partner, come vedete, sono partner significativi, oltre che Cineca, c'è FEV, che è uno dei maggiori produttori di sistemi di motore, e Data Group, che in un qualche modo è interlocutore per quello che riguarda le attività in Regione Emilia-Romagna del sistema digitale. Dunque, i tre pivot del progetto sono l'ipotesi, per esempio, di un evento in città, una gara podistica, giusto per, diciamo, dare il senso, potrebbe essere una gara ciclistica, potrebbe essere un qualsivoglia evento culturale, e dunque l'idea è quella di suggerire quelli che sono i percorsi utili al fine di mitigare l'impatto e di far sì che in un qualche modo sia salvaguardato quello che è anche il tema della emissione e della diciamo, contenimento dei rilasci di inquinante. Il secondo è quello di diciamo, mantenere e dare un target di riferimento per quello che riguarda diciamo, la zona traffico Un limitato. minuto, direttore, un minuto. Ancora un secondo, la zona traffico limitato di una città. L'ultimo caso è quello di predisporre una via veloce di mobilità, per esempio una via di emergenza in caso di evento estremo. Questo è lo spettro di quelle che sono un certo numero di attività, ce ne sono molte altre nel contesto dell'artificial intelligence, ma come dire, il mio tentativo di diciamo, collegare il tema, dunque artificial intelligence for human development. Grazie, ho finito.